la giostra numero 135. Buonasera da Piazza Grande, da Fabio Frabetti e Carlo Farzetti. Riparte la corsa dunque alla caccia di Porta Santo Spirito, che viene da questo poker, potrebbe raggiungere il quinto successo di fila eguagliando il record di Porta Crucifera, ma tutti gli altri quartieri chiaramente sono molto agguerriti e molto competitivi. Assolutamente è vero quello che dici. Intanto ciao a tutti, splendida piazza oggi, il tempo è bellissimo. Sì, in effetti Santo Spirito tenta di fare questo famoso 5 vittorie consecutive. La settimana di prove è dalla sua, perché hanno fatto una settimana bellissima. Tra l'altro anche Lia stesso, che di solito nelle prove fa qualche errore, ma è stato bravissimo. Quindi è chiaro che gli altri sono tutti lì, grintosissimi e pronti a far meglio. Una giostra dedicata all'architetto Dante Viviani, che realizzò la facciata del Duomo, e una lancia che è ispirata proprio a quella facciata. Giostra numero 135, una lancia d'oro particolarmente pesante rispetto alle altre, pesante anche perché oggi davvero conta tantissimo. Comincia Stefano Cherici, si infiamma la piazza, 9 vittorie per Stefano Cherici, Sibilla, cavallo di 7 anni. Sì, una cavalla che in settimana ha provato molto Stefano, si è dovuto mettere insieme e speriamo per lui che vada tutto bene. Ha fatto una bellissima carriera d'ingresso e è tutto pronto per lui, dai, un bel in bocca al lupo per Stefano. È partito Stefano Cherici. Carriera molto bella, lineare. Anche abbastanza sotto, vediamo se ce la fa. 5 subito per Stefano Cherici. Bellissimo, bellissima carriera, è stato veramente bravo Stefano, bravissimo. 5 pieno. Avanzato, punti. 5 confermato. Confermato 5 per Stefano e Sant'Andrea. È partita benissimo e mette tutti di corsa, dai, è chiaro che dietro c'è comunque Santo Spirito in forma, ma insomma hanno fatto veramente un bel ingresso. Un bel riscatto per lui. Ma scherzi, un bel riscatto per Stefano, ripeto, una settimana per lui molto sofferta, con grande grinta e dai, bellissimo 5 per lui, bellissima anche carriera. È il momento di Elia Cicerchia, subito tentativi di disturbarlo. Sì, naturalmente, era normale, lui se la sentiva un po'. Ma si è allenato anche in settimana per questo. Cose non giuste, secondo me, assolutamente. Ognuno deve correre la sua carriera in perfetta libertà. Elia Cicerchia, per lui 8 successi su El Chico. Sì, e poi ricordiamo questo Chico,
tre giostre corse con lui e tre vittorie, Elia. Era indeciso se far debuttare un cavallo del quartiere e poi alla fine, forse anche per l'infortunio che ha avuto, ha detto non forziamo troppo la mano, ecco già. Vediamo che adesso è tutto pronto per partire. È partito Elia Cicerchia! Velocissimo, è partito velocissimo, sotto, bello dritto, carriera perfetta, vediamo un po'. Aspettiamo. Più verso il 4 comunque, più verso il 4, tra il 4 e il 5, comunque un punteggio da misurare, ecco. Ha marcato punti! 4 per Elia Cicerchia, esulta il popolo di Porta Sant'Andrea, cosa può cambiare? Abbastanza, dai, perché c'è sempre un Enrico Verovini che 5 lo può fare, potrebbe essere una giostra del 10, insomma, quindi è chiaro che Santo Spirito con un 4 poi vicino in questo modo non festeggi, è normale. E adesso Porta del Fuoco, Gabriele Innocenti con Grace Colloner, debuttante assoluto, una bella responsabilità. Sì, però lui è un guerriero, l'ho conosciuto, secondo me hanno mandato proprio Gabriele perché in questi momenti si gasa, tira fuori il meglio di sé. Vediamo, dai, un bel in bocca al lupo anche per Gabriele al suo esordio. È partito Gabriele Innocenti. Ah, 4. È un 4. Anche largo, diciamo, largo, molto, sì, largo. Rischiato anche di essere... Da qui non abbiamo visto la traiettoria, ma ci deve essere un errore senz'altro della traiettoria del cavallo. Da qui purtroppo non lo possiamo vedere. Ha puntato però al 5. No, sicuramente, ovvio che hanno chiesto il 5, quello è sicuro. Però deve essere successo qualcosa. Quattro! Nessuna sorpresa, quindi Porta del Fuoco quantomeno sulla scia di Santo Spirito. Sì, anche se il tiro era un po' peggio, dai, Elia... L'ha mancato veramente di qualche millimetro. Qui c'è stato un errore purtroppo nella carriera di Gabriele, che poi dovrà valutare più a mente fredda, dai. E tocca a Filippo Fardelli, Porta Crucifera. Lui una giostra l'ha già vinta, è in sella a Jessica. In sella a Jessica ha avuto un sacco di, diciamo, ripensamenti per quanto riguarda il cavallo, poi alla fine ha scelto lei e è chiamato a fare il colpo grosso Filippo. È tanto che ci lavora veramente tutto l'anno con impegno, con determinazione. Vediamo un po' se riuscirà a farcela. C'è un po' di disturbi, il cavallo sta guardando molto, vedete dalla parte di Sant'Andrea e potrebbe disturbarlo in partenza. Deve stare calmo Filippo e decidere il momento di partire con molta serenità. Il cavallo è molto agitato, guarda come sta scendendo. Sì, è proprio impaurito da Sant'Andrea. È partito Filippo Fardelli. Partito molto largo a stringere la carriera che predilige, adesso si riallarga. Vediamolo, mannaggia, mi sa che è sotto. Ha perso la lancia. Da qui noi non lo vediamo, sì, non lo vediamo la lancia. Quello, ma ha perso la lancia. E il cavallo l'ha partito, è andato un po' troppo sotto, a metà carriera era veramente sotto e alla fine si è riallargato il cavallo. Infatti mani nei capelli, vediamo. E dunque Porta Crucifera è praticamente fuori. A questo punto purtroppo è fuori, non c'è niente da fare. E allora davvero amarissima questa giostra per Porta Crucifera, amarissima, è partita molto male purtroppo, mi dispiace anche per Filippo, lo conosco molto bene. Enrico Vedovini, se fa 5 si prende la giostra con il suo quartiere, grandi disturbi per lui, e Porta del Foro questa sera non si tiene. Strano che di solito loro non sono quelli che danno, sì, fastidio, però un po' troppo stasera. Enrico Vedovini ci crede tantissimo, deve tornare a essere il re, dai, un bel in bocca al lupo per lui. È chiaro che se fa 5, a meno che non ci sia che non spezzino la lancia a qualcuno, la lancia lì è Sant'Andrea. Con Peter Pan. Peter Pan, ricordiamolo, il suo cavallo di punta, ormai un veterano, vediamo se lo porta al centro.
È una carriera che può decidere la giostra. È partito Enrico Vedovini. Partito molto bene, ha steso la lancia. Vediamo l'impatto. Ed è uscito. 5! E 5! 5! Il grande riscatto di Enrico Vedovini, di Stefano Chierici, del quartiere di Porta Sant'Andrea, che a questo punto è a un passo dal tornare al successo. Bravissimo Enrico, è veramente un guerriero, ha lottato come un matto sia a giugno che adesso, è veramente bravo, e bravo anche Stefano, bravissimi, bravissimi tutti. Punti. 5 e quindi un 10 per Porta Sant'Andrea, che sta dunque per conquistare, salvo clamorosi colpi di scena, la sua lancia d'oro numero 36. E ora Gian Maria Scortecci può solo spezzarla. Sì, vediamo se ci prova, vediamo se ci prova a spezzarla. Non so gli ordini di scuderia quali saranno. Anche perché il resto serve a poco. Sì, io ci ho sempre provato quando c'era il tutto per tutto. Poi sai, qualcuno dice ah però non va bene, ma secondo me a questo punto che devi fare? Io ci proverei. È partito Gian Maria Scortecci, carriera veloce, carriera veloce, vediamo un po'. Non si spezza, non si spezza, ci ha provato secondo ma non si spezza, ha provato, ha stato a mandare il cavallo tutta la carriera, bravo Gian Maria, ci ha provato. 4. Stessa cosa per Andrea Vernaccini, a questo punto solo spezzare. A questo punto Andrea tenterà il tutto per tutto, ragazzo di cuore, ce la mette tutta, sono sicuro, per il suo quartiere. Vediamo se ce la fa, non è una cosa facile per niente, ci vuole anche la fortuna, dai, in questi casi. È partito Andrea Vernaccini, carriera veloce anche per lui, vediamo punteggio, un 4 larghissimo e non si è spezzato. E non si è spezzato naturalmente, un 4 molto largo, da qui non ho visto la traiettoria se si è allargato il cavallo, ma ormai dai, queste carriere qui non hanno più senso, nel senso che non rispecchiano il vero, dai. 4. Abbiamo visti tanti di 4. Sì, sì. Questo era molto, molto largo questo 4. E certo non è la condizione ideale per. Neanche per lui, certo. Vediamo un po', lui proprio dovrebbe fare 5 spezzare la lancia per rimanere in gara. E vediamo cosa riuscirà a fare Andrea. E comunque deve anche sempre fare un bel punto per dimostrare al quartiere, è arrivato ora, che è in gamba, insomma. L'ultimo ostacolo per Porta Sant'Andrea, che se è davvero durissima, pensare di fare 5 spezzarla, ci proverà forse. È partito Andrea Carboni. Partito, carriera regolare per lui, non sta spingendo il cavallo, vediamo. Non si spezza e Porta Sant'Andrea dunque conquista la sua 36esima lancia d'oro, si porta a un solo passo da Porta Crucifera, distanzia di nuovo Porta Santo Spirito e soprattutto interrompe un digiuno che durava da 2 anni, che cominciava a essere molto pesante, l'ultimo successo 2 anni fa proprio a settembre. Sì, Enrico era molto sentito i ragazzi. Era molto contento del cambio, insomma, il nuovo capitano aveva portato tranquillità e serenità e si è visto durante anche la settimana di prove e adesso è in giostra. Cosa ha fatto la differenza al di là degli episodi? Secondo me è proprio questo, la tranquillità nei giostratori e la serenità. Bene, bella giostra per loro naturalmente, però sono partiti i primi, hanno messo in corsa gli altri, hanno fatto quello che dovevano fare, bravi, bravi ragazzi. Anche scegliendo di far partire Chierici e non Vedovini, no? Anche scegliendo di far... bravo, forse perché ha avuto proprio più problemi Stefano, gli hanno fatto fare la prima carriera che tra virgolette è la più tranquilla, più serena, con il cavallo Sibilla nuovo e Stefano è stato bravissimo. Nonostante tutto ci ha messo la grinta, la voglia e determinazione. Bravo Stefano, complimenti ancora. Punti 4. Stefano, hai subito
messo, come dire, gli altri in cattedra, grandissima la tua prima carriera che poi è stata decisiva insieme a quella di Enrico. Ma nelle giostre di oggi c'era poco da fare, questa era la giostra che dovevamo fare, come dovevamo fare tante altre volte. Oggi siamo riusciti, l'abbiamo messa in salita, è stata una giostra un po' sottotono rispetto a quello che di solito fanno gli altri quartieri e niente, ora me la godo perché non ne posso più. Cosa vuol dire questa vittoria anche per quello che, cioè, come era andata a giugno? Ma penso che abbiamo ripagato il consiglio nella fiducia che poi ci ha dato non cambiando niente, quindi questo è quello che abbiamo fatto, l'abbiamo ripagato e sono contento. Tornate a vincere dopo 2 anni e vi avvicinate anche, siete alla Lancia da Porta Crucifera. Sì, più che altro ci era arrivato molto vicino Santo Spirito, quindi ci siamo di nuovo staccati anche da loro. Che eravamo un pareggio, sì, ci avevano raggiunto, quindi ora l'abbiamo risorpassati, che io fin da quando sono piccolo ho visto Sant'Andrea II, mi dava un po' noia vedere questo avvicinamento. Siamo a 36, poi vediamo come va. Questa vittoria la voglio dedicare a tutta la gente che non ha mai creduto in me, che chiaramente dei miei, perché di quegli altri quartieri sarebbe troppo facile. A tutti quelli che non hanno creduto in me in tutti questi anni, che sono un po' di persone. Però l'altra parte la voglio dedicare anche a tutti quelli che invece ci hanno creduto, che sono molti, molti, molti di più. Enrico, allora, ti vediamo super euforico, che cosa vuol dire questa giornata? Ma vuol dire che questa è la ricompensa sempre, quanto lo dicono tutti, va bene, però è anche per noi oggi la ricompensa tutto il lavoro. Un popolo biancoverde che ha sofferto 2 anni dall'ultima vittoria, discussioni interne, ma qui dentro, come gli ho detto oggi prima di entrare in piazza, Stefano, contiamo solo io e te, siamo solamente noi due che con le nostre lance possiamo riportare tranquillità a tutto l'ambiente. Vincere è bellissimo, dedico la vittoria a tutta la famiglia mia, perché 3 bambini, una moglie che mi segue tutto, i bambini sono questi. Senti, è tornato Dionigi, che lui di vittoria se ne intende, e subito esulta anche lui. È stata una figura messa lì, come ha detto lui la prima volta ci ha fatto un incontro, mi è toccato farlo. Ci rimasi male sinceramente quando mi disse mi è toccato farlo, gli dissi: Mauro, no, non è a te toccato farlo, lo fai perché sei la persona forse in questo momento che non ha polemiche con nessuno all'interno del quartiere, una persona di una certa età, non che sia vecchio perché ha solamente, non so, penso non abbia neanche 60 anni ancora, però è una persona che è riuscita, non ha mai avuto nella sua storia quarantennale all'interno del quartiere una discussione con nessuno. È stata quella persona giusta che ci ha fatto lavorare tranquillamente, ci ha messo a disposizione tutto. E un ringraziamento al compagno, perché Stefano lo voglio sempre così. Non deve avere flessioni, deve essere sempre così, perché lui ha una mira eccezionale e quando ha un cavallo buono, un cavallo che va dritto, il colpo non lo sbaglia. E un ringraziamento, lo volevo dire prima, un ringraziamento a Emanuele, perché abbiamo lavorato tantissimo, meticolosamente, abbiamo modificato certe cose, non grandi cose, e poi alla persona che a me mi è sempre stata vicino, non era oggi in piazza, ma sicuramente mi batteva il cuore forte, Angelo Checcacci. Maurizio Carboni, com'è salire allora sul balcone? Ma mi ero allenato sia per salire che per tenere questa pesante lancia d'oro. Allora, una vittoria, il quartiere grande esultanza, perché insomma mancava questo successo, ritorna dopo 2 anni. Sì, mancava non da tantissimo, però è chiaro che 4 sconfitte di fila e il 7 di giugno non dava, diciamo così, il valore a questa coppia, perché non è certo il punteggio a giugno quello che rappresentano questi due ragazzi, che per la terza volta hanno fatto 10 e per la 10ª volta insieme hanno conquistato la lancia d'oro, Enrico una in più perché ne aveva conquistata una anche con Martino Ciano. Una coppia quindi che insomma ha ribadito di essere la regina? Assolutamente sì, sono i numeri che parlano, è sulla storia, sono due ragazzi che in settimana si sono dedicati alla preparazione ascoltando tutto quello che erano i consigli, gli incitamenti miei, i consigli tecnici di Emanuele, del capitano, del vice capitano, si sono messi a disposizione di tutti per cercare di colmare quello che a giugno non era venuto.